non è una vera e propria lezione, si tratta di una riflessione, diciamo, arricchita da qualche notizia, da qualche informazione, che io credo giusto fare su questa figura. Ecco, Pio La Torre è stato un dirigente del Movimento Contadino, è stato dirigente del Partito Comunista, è stato parlamentare del Partito Comunista, soprattutto è stato, per quello che riguarda questo appuntamento, è stato l'ideatore e l'estensore della proposta di legge sulla istituzione del reato di associazione mafiosa e sul sequestro e sulla confisca dei beni dei mafiosi. Quando parliamo di mafia e di mafiosi, con riferimento a Pio La Torre, parliamo soprattutto della mafia siciliana, perché è quella la mafia che lui conosce. Diciamo che, come si dimostrò nella stessa legge che venne varata dopo la sua morte, ma questo lo vedremo tra un po', la Camorra era nominata come organizzazione criminale aggiuntiva rispetto alla mafia, l'Andrangheta non era nemmeno nominata. Pio La Torre si trova davanti la mafia, quella che è stata per tanto tempo in Italia la mafia, cioè una modalità di esercizio del potere che ha caratterizzato in profondità la storia della Sicilia occidentale, è un uomo della Sicilia occidentale, è un uomo della provincia di Palermo, figlio di un padre di, diciamo, contadino, di famiglia contadina, per generazioni contadine, figlio di una mamma che invece veniva da una famiglia di pastori. Quindi la sua figura è una figura che nasce dentro le campagne, dentro la povertà, dentro la miseria, la fatica delle campagne, e credo che questo sia un tratto che va colto fino in fondo per ricostruirne la personalità e per capire anche il suo approccio alla politica. La politica come strumento di emancipazione, e che, essendo strumento di emancipazione, si definisce attraverso dei riferimenti morali molto precisi. Perché? Perché l'emancipazione passa per la lotta alla mafia, la lotta alla mafia non consente compromessi, non consentendo dei compromessi ci si definisce automaticamente, autonomamente, una linea di condotta morale alla quale bisogna tenersi. Perché abbiamo pensato di introdurre però Pio La Torre dentro questi tre giorni? Perché purtroppo noi abbiamo notato una cosa, che i beni confiscati vengono intitolati a delle persone che sono cadute contro la mafia. L'ultimo esempio di cui abbiamo parlato anche stamattina è quello di Rita Atria, nella zona di Matteo Messina Denaro, in provincia di Trapani, a Castelvetrano. C'è l'intitolazione a Beppe Montana, c'è l'intitolazione a Don Peppe Diana, c'è l'intitolazione a Placido Rizzotto, c'è anche l'intitolazione a Pio La Torre, però è sintomatico che questa pratica della memoria, ritenuta così importante nel contrasto della mafia, da aver portato anche alla giornata della memoria dell'impegno promossa da Libera ogni primo giorno di primavera, a recitare tutti i nomi delle vittime della mafia, non funziona per Pio La Torre. Ecco, è una cosa che mi ha sempre colpito, cioè questo richiamo alla memoria e poi Pio La Torre che non viene ricordato quando si portano i bambini in gita nei beni confiscati, quando si fanno le gite, quando si fanno le visite, quando si fanno i soggiorni addirittura. Gruppi di ragazzi che fanno soggiorni nei beni confiscati senza sentirsi dire una parola su Pio La Torre, che sono contenti che ci siano i beni confiscati, ma non sanno che c'è una persona che ha
immaginato questo progetto di colpire la mafia nel suo patrimonio, che ha proposto una legge, che per questa legge è stato ucciso, che sta cioè dietro all'origine di tutta questa storia, della storia che stiamo vivendo noi in questo momento. All'origine di questa storia c'è un signore che si chiama Pio La Torre. E che questo venga dimenticato, venga rimosso, non può non ferire la sensibilità di chi pensa di avere collocato la sua storia o la sua vita dentro il movimento dell'antimafia. Dobbiamo pensare che Libera ha condotto delle ricerche importanti sui ragazzi che sono, sugli studenti che hanno frequentato delle esperienze formative di educazione alla legalità nelle scuole superiori. Sono state fatte delle ricerche sul Lazio, sulla Toscana, sulla Liguria, sul Trentino Alto Adige, sulla Lombardia, sul Piemonte. In certe occasioni, anche su mia sollecitazione, viene introdotta una domanda che cerca di capire che conoscenza c'è da parte delle persone che hanno partecipato a queste esperienze formative diciamo dell'universo di riferimento in termini di nomi, di simboli, di storie, di biografie di mafia e antimafia. E quindi viene chiesto se questa persona fa parte dell'antimafia o fa parte della mafia. Per Pio La Torre il saldo è, per quanto di poco, negativo, cioè viene più facilmente collocato tra i mafiosi. Questa è la ragione per cui siamo qui. Io lo trovo offensivo. Trovo offensivo anche che ci siano attività formative che non si fanno carico di ripartire dall'ABC, cioè che non ci sia un alfabeto. Perché quando si punta soltanto sulle emozioni, quando si punta a far arrivare il familiare della vittima, quando si punta a portare la persona che sta rischiando, quando si cerca di costruire il clima che tributi l'applauso a chi entra, all'ospite che entra, bisogna prima ancora costruire un alfabeto che consenta di sapere chi si sta applaudendo, di chi si sta parlando, che cosa si sta ricordando. Quindi la mia proposta, che l'assessore ha accettato subito, è stata volta a recuperare una mancanza di memoria, una mancanza anche di riconoscenza, ecco, nei confronti di questa persona. La ragione è questa, però credo che già enunciare la ragione ci porti davanti a un grande problema, che è quello del modo in cui ci si atteggia davanti alle conquiste sociali, che non sono mai piovute dal cielo. Non c'è mai stato qualcuno che ha regalato conquiste sociali alle persone più povere, più bisognose o che richiedono giustizia e che richiedono diritti. Bisogna capirla questa figura, che è una figura che nasce negli anni 20 in provincia di Palermo, vicino Baida, che è un piccolo comune della provincia di Palermo, ripeto, da una famiglia che è di contadini e di pastori insieme. Una famiglia dove non è previsto che i figli studino, e questo secondo me è un aspetto importante della sua personalità, perché la prima ribellione Pio La Torre ce l'ha nei confronti del padre, che gli spiega che lui come figlio di contadino non può studiare, che lui non ha diritto ad andare a scuola. E c'è il racconto di questa conversazione che si svolge tra lui a 5-6 anni durante i lavori nei campi ad agosto e il padre, che si sente dire dal figlio: ti devo dire una cosa importante, vabbè, me la dici stasera quando abbiamo smesso di lavorare, non te la voglio dire adesso, io voglio andare a scuola. Il padre ha una reazione immediatamente negativa: non possiamo mantenere nessuno a scuola, cioè tu mi devi aiutare nei campi, mi devi aiutare nelle stalle al mattino. E c'è la mediazione della madre, che si rende conto che il bambino a scuola ci vuole andare, prende la sua parte, prende le sue parti, si inventa dei lavori che può fare, sempre legati all'agricoltura, vendita di uova al mercato, vendita di ortaggi al mercato, insieme con una sua amica, per mantenere il bambino alle scuole elementari. E Pio, che chiamiamo Pio, immaginando che sia un bambino in questo momento, dimostra di avere delle doti grandi a scuola.
quindi finisce le elementari e poi si ripropone il problema delle medie. Le medie non le può fare, perché questo lo ricordo anch'io quando andavo ancora a scuola io, i figli degli operai dopo le elementari si perdevano di vista perché loro facevano le scuole di avviamento professionale, non facevano le scuole medie, non c'era ancora stata la legge che unificava la scuola media. Quindi lui fa l'avviamento professionale, chiude con l'avviamento professionale anche qui in modo brillante, poi c'è un intermezzo un po' burrascoso che è quello della guerra, e lui incomincia anche da ragazzino a porsi delle domande sul fascismo, sulle leggi razziali. La Sicilia non viene coinvolta dalla resistenza, che lui vive da lontano, arrivano gli echi della resistenza. Fra l'altro c'è un dirigente comunista che poi io ho anche conosciuto, che era Pompeo Colaianni, soprannominato Barbato, che aveva guidato dei gruppi partigiani nel Piemonte, che sarà tra i primi a entrare in contatto con lui. Fa le scuole tecniche, prende insieme anche nei momenti della guerra la maturità tecnica, ma alle scuole tecniche si mantiene facendo il manovale edile, cioè perché il patto col padre è che lui può andare a scuola, lui trova questo compromesso assolutamente onorevole, può andare a scuola, ma alle 6 deve lavorare nella stalla al mattino e quando torna deve lavorare col padre, ed estate deve lavorare col padre. Quindi lui accetta questa richiesta del padre e la vive come una conquista comunque. Cioè, andare a scuola per lui è una conquista, è una grande conquista. Ci sono dei brani che vengono riportati nelle memorie di chi lo ha conosciuto, che evidentemente lo ha sentito raccontare da lui, che parlano di incontri tra Pio La Torre e i figli di altri contadini, che gli dicono cosa studia fare, i figli dei contadini faranno sempre i contadini, e lui non è che gli dice ma io voglio fare altro, anche se si capisce che vuole fare altro, ma con una logica molto da Don Milani, che evidentemente non aveva ancora immaginato di poter conoscere sui libri o sui giornali. Lui dice a questi figli di contadini: ma ti rendi conto che devi studiare anche se fai il contadino, perché se non sai leggere e scrivere ti prenderanno sempre in giro. Quindi è una battaglia per l'istruzione la sua, una battaglia personale, non ha dietro nessuno che gliela faccia, quindi in questo caso conta molto anche il temperamento. E dentro questa lotta di emancipazione, cioè fare il bambino che studia, il bambino che lavora al mattino e che lavora la sera e che lavora d'estate, il ragazzino, l'adolescente che studia ma che va a fare il manovale edile, ci sta poi alla fine di questa scuola, lui si prende la maturità tecnica e la maturità scientifica insieme. Prende la maturità scientifica, pensate, perché immagina che il paese che dovrà essere ricostruito avrà bisogno di ingegneri, che gli ingegneri saranno gli intellettuali del futuro, saranno quelli che rifaranno il paese, e per questa ragione sceglie gli studi scientifici all'università, perché si iscrive all'università, ma che però non completerà, riesce a portarsi a un livello di istruzione che per quei tempi e nella Sicilia di allora per i figli dei contadini era altissimo. Mette al servizio dei contadini questa sua capacità di scrivere e di leggere, nel senso che diventa organizzatore dei contadini, diventa organizzatore presentandosi volontariamente. Allora c'era un'organizzazione che si chiamava la Federterra, che era, metteva insieme i braccianti, e lui si presenta lui dicendo ma io voglio organizzare i contadini, non è che venga mobilitato dall'organizzazione, è lui che va a trovare il responsabile regionale della Federterra e gli dice che vuole lottare per l'emancipazione dei braccianti. Quindi assume un ruolo nella Federterra, assume una responsabilità anche nella guida dell'organizzazione, ha a che fare immediatamente con il clima della Sicilia degli anni 40, della seconda metà degli anni 40. Ecco, come credo che molti di voi sappiano,
è un teatro infernale la Sicilia delle campagne della seconda metà degli anni 40. Succede quello che non è successo in nessun paese europeo avanzato, vengono uccisi più di 40 sindacalisti, per nessuno dei quali c'è un processo che si concluda con una sentenza di condanna. C'è soltanto in un caso, ed è quello più avanzato, del 55, l'assassinio di Carnevale, di Salvatore Carnevale, che arriva fino alla Cassazione. C'è un tentativo di inizio di processo per Placido Rizzotto a Corleone, ma nessuno di quei contadini, di quei sindacalisti, ottiene giustizia. Sono tutti omicidi impuniti. Non solo, c'è il dirigente politico dei contadini, che è Girolamo Licausi, che era un dirigente del PC, che quando fa il comizio nel 43 nella provincia di Caltanissetta, diventa oggetto di sparatorie, anche di un lancio di bomba a mano da parte degli uomini mafiosi di Calogero Vizzini. Questo Calogero Vizzini era uno dei capi importanti della mafia del dopoguerra, era uno di quelli che erano stati legittimati dagli americani, che nello sbarco in Sicilia avevano stretto un patto di alleanza con i boss mafiosi locali, perché erano quelli che nella caduta del regime potevano assicurare l'ordine nelle campagne. Quindi gli americani si rivolgono a loro per poter avanzare in Sicilia. Loro vengono ricambiati dagli americani, spesso con la nomina sindaco. Quindi chi come Girolamo Licausi, e con lui il più giovane e più l'attore, si trova a dirigere i contadini, fa i conti con la mafia, che è forte del suo vecchio potere, ma anche di un nuovo potere che viene, pensate, conferito in nome della democrazia, perché gli americani vengono a portare la democrazia. Questi sono i paradossi dentro cui operano questi dirigenti contadini, vedendo i propri colleghi che vengono uccisi, vedendo che proprio perché la mafia si è sposata con la democrazia i processi non ci sono, chiedendo diritti per i propri simili. Pio La Torre va anche a fare il segretario della Camera del Lavoro per un breve periodo a Corleone, dopo che è stato ucciso Placido Rizzotto. Nel 50 viene arrestato, finisce in carcere per l'occupazione delle terre. E in questo, devo dire, è quasi una sua scelta quella di finire in carcere, perché vuole condividere fino in fondo la sorte che sta toccando agli altri contadini che hanno invaso il feudo. E i colloqui che fa, che vengono raccontati con l'ufficiale dei carabinieri che lo arresta, con il magistrato che lo interroga, danno proprio la misura di uno che ha voluto condividere l'arresto degli altri contadini. Incomincia a svolgere una funzione di direzione poi nel Partito Comunista e fa una, mi sono segnato gli anni perché c'è una progressione del suo impegno, dalla CGIL nel 52 il Consiglio Comunale di Palermo, nel 60 nel Comitato Centrale del Partito Comunista, nel 62 la Segreteria Regionale del Partito Comunista, poi diventa deputato all'Assemblea Regionale Siciliana per due volte, ma nel frattempo viene chiamato a Roma, pensate, per come responsabile c'era la Commissione Agraria del Partito Comunista, di cui, alla cui testa viene messo, e poi viene messo alla testa della Commissione Meridionale. Erano dei nomi un po' antichi che oggi non si darebbero. Diventa un punto di riferimento comunque per la questione meridionale, per la lotta alla mafia, per la questione contadina. È la sua vita. Quello che possiamo dire è che lui abbia, per questo c'è questo impegno, questo riconoscersi nel popolo, riconoscersi nel bisogno di emancipazione, nel riconoscersi in una linea morale, perché è la sua vita. È nato contadino, lotta per i contadini, è responsabile della questione contadina, responsabile del Mezzogiorno, responsabile della Commissione Agraria. Non passa da una parte all'altra. È molto radicato nella sua storia e per lui il Partito Comunista è quello che si è ribellato alla mafia.
entra per quello, sposa la sinistra e sposa, forma i suoi ideali per questo, e da subito ha qualche problema di intesa, ecco, mettiamola così, pur avendo queste cariche importanti, pur essendo stato segretario regionale, deputato regionale come si dice in Sicilia, perché è una regione a statuto speciale, ha dei problemi di armonia con esponenti importanti del gruppo dirigente del PC regionale e nazionale. È un po' eccentrico, devo dire che l'episodio che lo rende eccentrico immediatamente, che è delizioso, è di lui che si presenta alla sede del partito chiedendo di poter vendere l'unità, perché questo è quando lo esaminano la prima volta, gli fanno come si usava allora, gli fanno un interrogatorio, un controinterrogatorio per sapere perché voglia aderire, che cosa vuole fare, chi sono suo padre, sua madre, gli racconta tutta la sua vicenda, ma pensa che per entrare nel partito di Licausi questo valga la pena, perché c'erano i miti diciamo delle lotte contadine. E si presenta la prima volta, quando viene dato un incarico importante, tu diffonderai l'unità, questo è l'incarico importante che gli viene dato. Lui va a prendere l'unità e gli danno un pacco di unità da andare a vendere, e lui dice mandatemene di più, e ne chiede 100. Ma come fai a vendere 100 copie? Lui le vende, torna e ritorna, alla fine vende 700 copie dell'unità, e tutti si chiedono ma cosa hai fatto, come hai fatto a vendere l'unità 700 copie in una domenica al ragazzino? E il ragazzino dice ma mi sono messo a parlare con le persone, ho detto che noi siamo dalla loro parte, ho detto che noi siamo contro la mafia, ho detto che noi siamo per la promozione dei contadini, certo, non ho usato la parola promozione perché non era sua, però diventa un eretico perché vende l'unità in un modo diverso, quindi 700 copie in una domenica. Da quel momento Piero Torre è un personaggio nella storia del Partito Comunista Palermitano, e prende a cuore la lotta contro la mafia e ne fa proprio una questione di vita. Chi voglia capire lo schema morale e di irriducibilità ai compromessi di Pio La Torre deve prendere questo episodio, che è vero, che si riferisce a suo figlio Filippo. Suo figlio Filippo giocava a pallone e chiedeva al padre di andarlo a vedere quando giocava a pallone. Più la Torre gli dice ma lo sai che la domenica devo andare a fare i comizi, lo sai che la domenica devo andare con i compagni, non posso venire. Poi una volta dice gli faccio la sorpresa per far vedere che insomma tutto sommato dei doveri anche verso i miei figli. E chiede allora a un compagno della sezione di prendere delle informazioni sul campo, cioè se è una cosa dove lui può farsi vedere, perché era un ovviamente conosce la mafia, conosce il radicamento sociale che ha, la capacità di condizionamento della vita del territorio. Quindi fa prendere informazioni sulla squadra e sul campo. Allora il compagno ritorna e dice guarda Pio che la squadra non ha nessun problema, sono persone per bene, il campo però è di un mafioso. Lui quando sente questo esce di casa, va di corsa al campo, mentre stanno giocando la partita tira via il figlio dicendo tu non puoi giocare su questo campo. Avrebbe potuto dire tranquillamente ma io che cosa ne so, ma che cosa c'entra la squadra, il campo, sì, il campo di un mafioso, tu non puoi giocare su questo campo, perché non vuole che si possa dire, che qualcuno possa dire che il figlio di Pio La Torre è andato a giocare sul campo del mafioso, perché neanche nell'immagine della persona più sprovveduta può passare il principio che tra mafia e antimafia c'è un punto di incontro, neanche il campo di calcio su cui gioca il figlio deve esserci. E questo dà la misura della radicalità con cui vive questo tema. Io sono rimasto colpito perché preparandomi per oggi ho trovato un episodio che la dice lunga su quello che è accaduto dopo. Lui era molto amico di un altro dirigente comunista che si chiamava Pancrazio De Pasquale, e con cui c'era una forte intesa,
Pancrazio De Pasquale viene eletto deputato prima di Pio La Torre. Pio La Torre è però il segretario regionale. Va a Palermo a cercare di portare Pancrazio De Pasquale per farlo tornare a Palermo, dicendogli: guarda che il partito non è attrezzato a combattere la mafia, guarda che ci sono dei cedimenti. Lo va a trovare a casa senza averlo preavvertito, di notte suona al campanello per farlo venire giù, e Pancrazio De Pasquale dice: ma sei matto, ma cosa stai facendo? Vengo giù io, mi metto le scarpe e vengo giù io. E di sera c'è questo colloquio a Roma tra lui e De Pasquale, in cui La Torre dice: devi tornare perché sono solo, perché ho bisogno di te, dobbiamo insieme, potremo fare grandi cose, ma il partito va rimesso a posto. Questo succede negli anni 60. Pancrazio De Pasquale, fra l'altro, torna poi in Sicilia, che gli promette di tornare in Sicilia. Contemporaneamente viene eletto nel 72 Pio La Torre come deputato, viene cooptato nella segreteria da Enrico Berlinguer, nella segreteria nazionale, e in Parlamento conduce la sua battaglia contro la mafia. C'è la commissione antimafia, quella che nella legislatura che va dal 72 al 76, e lui entra nella commissione parlamentare antimafia. Partecipa con vigore, tanto che ultimamente è stata ripresentata a Roma proprio la relazione di minoranza che venne fatta in quella commissione parlamentare, che è una anticipazione formidabile di temi di cui stiamo discutendo noi oggi. Davvero andrebbe ristudiata, perché si coglie il modo in cui persone che stanno in Parlamento riescono a denunciare la qualità del potere mafioso all'opinione pubblica e al paese. Che cosa colpisce? Sono tre le persone che vengono messe soprattutto sotto accusa in quel rapporto, e sono Giovanni Gioia, che era è stato più volte ministro, Salvo Lima, che è stato sottosegretario, e Vito Ciancimino, che è stato sindaco di Palermo e responsabile degli enti locali per la provincia di Palermo per la Democrazia Cristiana. Di questi tre, soltanto Vito Ciancimino ha avuto dei processi ed è stato condannato. Salvo Lima e Giovanni Gioia non hanno mai avuto un processo, però noi li consideriamo uomini vicini alla mafia o punti di riferimento politici della mafia grazie alla denuncia autonoma di parlamentari che non hanno avuto bisogno degli atti giudiziari, non si sono appoggiati agli atti giudiziari perché non c'è ancora una condanna, si sono presi la responsabilità loro da uomini della antimafia contadina della Sicilia degli anni 40, si sono presi la responsabilità negli anni 70 di denunciare i politici mafiosi che guidavano la mafia della nuova fase urbana. Gioia, Lima, Ciancimino, tutti protagonisti a vario titolo del sacco di Palermo, della grande speculazione edilizia, della protezione accordata ai vertici dell'organizzazione di Cosa Nostra nei processi che si tennero tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70. Quindi voi pensate, questi sono stati tutti assolti, i boss mafiosi, loro si prendono la responsabilità in Parlamento non di dire che sono mafiosi i mafiosi assolti, ma di dire che sono mafiosi gli uomini politici che sono collegati con personaggi che nessuno ha mai accertato nei processi che fossero mafiosi. Questa è la responsabilità politica. Questo significa stare nella Commissione parlamentare antimafia. E se uno riprende questi atti, davvero ha una lezione di responsabilità. Ed è in quegli anni che lui incomincia a pensare a questa legge, la legge La Torre-Rognoni, che però non ha fortuna, rimane nei cassetti per molto tempo. Lui immagina che ci debba essere un reato di associazione mafiosa, perché in quel tempo in Italia si discuteva perfino se dovesse esserci l'associazione per delinquere, perché si diceva: ma la responsabilità penale è personale.
l'associazione per delinquere di fatto è una, diciamo, è un controsenso rispetto all'impianto costituzionale. Ma lui ha visto i mafiosi assolti, ha visto la difficoltà di individuare le prove, oppure di fare riconoscere le prove della identità mafiosa nei tribunali. Ha visto l'incompetenza dei tribunali di Lecce o di Catanzaro, dove i processi di mafia erano stati spostati nel presupposto che sarebbero stati condizionati in Sicilia. Ma i giudici di Lecce e di Catanzaro non sanno nulla della mafia, non la riconoscono, come spesso succede oggi anche al nord. Non la riconoscono. E vengono tutti assolti. La storia d'Italia sarebbe cambiata se fossero stati condannati allora nel 69, nel 70, nel 71. Lui pensa che debba essere istituito quel reato, cioè oltre l'associazione per delinquere, l'associazione mafiosa con delle sue particolarità. Poi lo prendiamo questo articolo perché è ovviamente un passaggio importante nella nostra vicenda. Vede un giudice che aveva lavorato nella commissione antimafia per una legislatura, che è Cesare Terranova, che quando torna in Sicilia alla scadenza della legislatura viene ucciso, probabilmente per avere toccato direttamente, così abbiamo capito dopo, gli interessi di Luciano Liggio e dei Corleonesi. Più La Torre chiede a un certo punto di tornare in Sicilia, perché, ecco, per questo vi ho raccontato gli anni 60, lui ritiene il partito debole, e quando vede che vengono uccisi Cesare Terranova, Gaetano Costa, Piersanti Mattarella, il commissario Boris Giuliano, quando capisce che cosa sta accadendo in Sicilia, no? Lui chiede di ritornare, ci torna proprio nell'81, dopo che c'è stata una prima ondata di omicidi, cosiddetti eccellenti. Berlinguer lo fa andare, lui riprende la segreteria regionale, era stato segretario regionale nel 62, torna quasi 20 anni dopo da deputato per rifare il segretario regionale, per restituire forza, slancio, moralità al partito, che lui ha capito che ha incominciato ad avere delle zone d'ombra, zone d'ombra che ci sono in alcune cooperative, dove c'è un contatto tra esponenti del partito ed esponenti della mafia. Zone d'ombra nel rapporto che c'è con i Cavalieri del Lavoro di Catania. Lo capisce questo, e poi si mette alla testa della grande battaglia contro l'installazione dei missili a Comiso, che viene decisa in un momento importante della Guerra Fredda. Pensate, poi lo capiamo dopo, 7 anni dopo la Guerra Fredda non ci sarà più, ma in quel momento c'è di nuovo un orientamento a rafforzare gli armamenti dell'est verso ovest e dell'ovest verso est, e lui pensa che quei missili messi a Comiso faranno della Sicilia una zona militarizzata, una zona di guerra, una zona esposta a ogni tipo di speculazione, una Sicilia già travolta dalla violenza potrebbe diventarlo ancora di più e con più tipi di violenza. E di nuovo fa quello che ha venduto 700 copie dell'Unità di Domenica, raccoglie 1 milione di firme contro i missili a Comiso, mobilitando tutto ciò che poteva essere mobilitato, le associazioni, i partiti, mettendosi alla testa della raccolta delle firme, tanto che inizialmente si pensa, quando lui verrà ucciso, si penserà che la responsabilità di quel delitto debba essere ricondotta alla campagna contro i missili di Comiso, perché è dirompente quello che fa, per impedire che la base venga installata. In realtà lui viene ucciso perché per quella proposta di legge, perché quella proposta di legge è tornata a galla, soprattutto è emersa nella sua forza, soprattutto dopo quegli omicidi, perché lui incomincia
a proporla ai membri del governo, perché trovo un membro del governo, il ministro dell'interno di allora, che era Virginio Rognoni, sensibile a questa richiesta di maggiore rigore contro la mafia, perché propone a lui, a Rognoni, l'invio del prefetto Dalla Chiesa a Palermo, essendo quello che ha combattuto vittoriosamente il terrorismo, sarà il maggiore alleato possibile per questa legge se dovesse andare a fare il prefetto a Palermo. Viene ucciso il 30 di aprile dell'82 e esattamente nello stesso giorno il prefetto Dalla Chiesa viene mandato dal governo per prendere in mano una situazione che non potrà essere presa in mano. Quello che mi colpisce dei funerali di Pio La Torre è questo: mi ha fatto fare molte riflessioni sul rapporto tra movimento antimafia e società. È un funerale di partito, ecco. Io me lo ricordo, è un funerale di partito, un funerale con tante bandiere rosse, con 20.000 persone che si assiepano intorno a quella bara messa all'aperto per il funerale laico. Non è un funerale di popolo, nonostante lui sia stato dirigente di popolo, dirigente dei contadini, dirigente del popolo pacifista, ma è un funerale di partito, perché probabilmente il popolo non ha ancora capito che cosa sia la mafia, non ha ancora fatto proprio, come proprio rappresentante, chiunque si batta contro la mafia. Ed è una cosa che porto dentro con amarezza, perché proprio me la ricordo. Mi ricordo anche che interviene il presidente della regione, Mario D'Acquisto, per commemorarlo. E Mario D'Acquisto era della corrente andreottiana, era uno sospettato di avere rapporti con la mafia. Infatti in alcuni atti della commissione parlamentare è citato anche lui. E il popolo comunista fischia D'Acquisto, e mentre i dirigenti cercano di calmare, ecco, la rabbia che sale dai militanti. È un funerale malinconico per chi è stato, ripeto, dirigente di popolo, di tutto un popolo, che adesso trasmette una sua eredità a tutti gli italiani per bene, a tutti gli italiani che si impegnano contro la mafia. Cioè, chi chiede oggi a che partito era iscritto quello che ha fatto la legge che consente la confisca dei beni, il sequestro e la confisca dei beni? Ultimamente è stato anche oggetto della idiozia della politica, perché gli è stato intitolato l'aeroporto di Comiso, ma quando è arrivato a Comiso un nuovo sindaco che non sopportava che l'aeroporto fosse intitolato a un ex dirigente comunista, ha disintitolato l'aeroporto e lo ha intitolato al generale Maglioco, che si era distinto nella guerra coloniale in Etiopia. E soltanto di nuovo un movimento di popolo ha consentito che recentemente, proprio nel 14, venisse reintitolato ancora a Pio La Torre questo aeroporto. La motivazione non poteva essere di un partito che non mi piace. Allora la motivazione è stata ancora più assurda, è stata: non possiamo intitolare tutti gli aeroporti a vittime della mafia, che figura ci facciamo? Ecco, che figura ci facciamo ad avere l'aeroporto Falcone Borsellino e ad avere l'aeroporto Pio La Torre? Persona che ha avuto degli amici fidati, persona che è passata attraverso la povertà, che ha costruito la sua passione politica nella povertà. C'è un episodio che ho ritrovato. Sua moglie era Giuseppina Zacco, l'attore, era una donna fierissima, gli occhi di brace veramente, e si è anche abbastanza richiusa con orgoglio nella difesa della storia di suo marito, e il racconto era di questa spesa folle che aveva fatto lui da ragazzo quando corteggiava Giuseppina La Torre, che gli disse una volta, andato ai giardini inglesi di Palermo, di aspettarlo un attimo sulla panchina. E dice: non lo vedeva tornare,
lo vede tornare con due coni di gelato, che era la spesa più grande che avesse potuto fare fino a quel momento, e la più inutile anche, perché i coni gelati facevano parte del lusso. In quel tempo i contadini, se non lo sapete, andavano in centro città a vedere i signori che mangiavano il gelato, seduti al bar. Quindi è una figura particolare. Sono stati condannati per la sua morte il Gotha, tra virgolette, di Cosa Nostra, Rina, Provenzano, Greco, Michele Greco, Pippo Calò, Francesco Madonia e Nei Geraci. Inizialmente l'omicidio, come sempre accadeva allora, venne rivendicato dai gruppi proletari organizzati, perché c'era il terrorismo ancora, quindi si poteva pensare che fossero stati dei terroristi a colpirlo. Penso che sia una grande storia la sua, ecco, che come avrete capito è davvero ingiusta che venga dimenticata, davvero ingiusto che ci siano i festival dei beni confiscati senza che una persona così venga ricordata. Vi leggo la legge, perché è un condensato di sapienza antimafiosa. Allora, l'articolo 416 bis, ricordatelo, perché spesso i magistrati non la conoscono. Molte sentenze sono emesse ignorando che cosa dica la legge. Per cui si dice, non si può dire che se no, sentite cosa dice: chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso, formata da tre o più persone, punito con la reclusione da 3 a 6 anni. Coloro che promuovono, dirigono, organizzano l'associazione sono puniti perciò solo con la reclusione da 4 a 9 anni. L'associazione, ecco, è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione, del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Se l'associazione è armata, quindi se è armata, si applica la pena di reclusione da 4 a 10 anni e da 5 a 15 anni nei casi previsti dall'altro comma. Cioè non è necessario che l'associazione sia armata, non è necessario. E non dice che l'associazione è di tipo mafioso se c'è un rito di affiliazione, se appartieni a una famiglia riconosciuta mafiosa in una sentenza precedente, se fai parte di una famiglia che viene riconosciuta mafiosa da più generazioni, perché questo si legge ogni tanto nelle sentenze della magistratura, che non si può dire che sia mafiosa perché non risulta alcun rito di affiliazione. Perché non si tratta di una famiglia notoriamente mafiosa? Perché non sono state emesse precedentemente nei suoi confronti delle condanne per associazione mafiosa? Questo l'abbiamo sentito dire anche nel processo per Lea Garofalo. La legge non dice questo. La legge dice quando coloro che ne fanno parte non si sono affiliati, si avvalgono della forza di intimidazione, del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Basta! Basta! Questo lo scrive perché sa benissimo che cos'è la mafia, sa benissimo come sia difficile portare prove in tribunale che facciano riferimento all'affiliazione o che facciano riferimento a determinati tipi di comportamento. Se io ottengo vantaggi ingiusti avvalendomi della forza di intimidazione che deriva da questo vincolo associativo, io per questo stesso appartengo a un'associazione mafiosa. Questo dice la legge, e lui è stato ucciso per questa legge e per quella che prevedeva l'altra parte di questa legge, che prevede il sequestro e la confisca del patrimonio, perché nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Questa è una legge che rivoluziona la storia civile d'Italia. Non è stato ucciso per i missili a Comiso, è stato ucciso per questa legge, è stato ucciso, fra l'altro, che forse è stata la cosa più giusta, perché la disse mio padre nell'intervista a Bocca, disse: perché è stato ucciso Pio La Torre? Lui la prima risposta che dà
per tutta la sua vita. Poi arriva la legge, per tutta la sua vita.